È possibile aggiungere espressività a delle note togliendo o suonando solo una nota dritta, proprio senza farci niente, quindi senza nessuna tecnica di espressività, quindi come vibrato, bending, eccetera, eccetera? È possibile? È possibile addirittura togliere tecniche di espressività all'interno di un fraseggio per aumentare l'emozione percepita dal tuo pubblico? Bene, allora, vediamo di cosa sto parlando. Può sembrare una cosa strana, ma sarà tutto più chiaro dopo. Quindi vediamo la sigla e poi ne parliamo. Ciao Strimpellari, sono David Kares, sono il fondatore della scuola online Chitarra Facile. Se vuoi scoprire un po' di più su quello che facciamo, vai su chitarrafacile.com. Ti ricordo anche che per quanto riguarda quello di cui parliamo in questo video, cioè l'espressività o creare emozione in chi ti ascolta, vai su emozionechitarra.com, ti lascio anche i link vari in descrizione, eccetera, eccetera, e troverai un evento di 3 giorni, anzi sono 3 eventi praticamente, dove faremo delle lezioni gratuite, sono 3 serate, passeremo del tempo insieme in diretta streaming, quindi potrai fare delle domande in diretta, in chat, eccetera, eccetera, e proprio sulla questione dell'espressività, quindi andremo a vedere l'impostazione per avere maggior controllo, cosa possiamo fare, delle tecniche sottovalutate che però aggiungono espressività, eccetera, eccetera. Quindi vai a registrarti su emozionechitarra.com se ti interessa questo argomento. Detto questo, quando si inizia a aggiungere espressività in quello che facciamo, quindi inizialmente magari facciamo le scale in questo modo oppure le improvvisazioni in questo modo, ok, cioè una cosa di questo tipo, molto dritte le note, eccetera, quindi scegliamo le note, cerchiamo di fare le note che ci piacciono di più, poi cominciamo a scoprire che possiamo aggiungere l'espressività, quindi e vibro, quindi bending e vibrato, ok, bending di un semitono, eccetera, eccetera. Il fatto è che cosa succede quando andiamo a fare questo genere di passaggio? Man mano cominciamo ad essere sempre più sicuri, cominciamo a farci piacere sempre di più il fatto di vibrare, di fare bending, di fare slide, di fare i rake, anche con la distorsione. Ok, andiamo a fare queste cose molto esagerate, diciamo. E quindi cosa succede? Che andiamo ad aggiungere, andiamo a vibrare tutte le note, andiamo a fare bending dappertutto, andiamo a fare rake dappertutto. E esattamente come abbiamo parlato nel video precedente riguardo alla dinamica, se la dinamica è sempre alta, è come se fosse piatta, quindi non ha emozione. La stessa cosa, se io aggiungo espressività a tutte le note, di conseguenza non avrò emozione percepita da fuori, perché tutte le note sono allo stesso livello, cioè al massimo dell'espressività. Quindi se io vibro tutte le note, cioè no, non è una cosa normale fare, ovviamente sto esagerando, non credo che voi facciate una cosa di questo tipo, ma è per farvi capire, estremizzo per farvi capire il concetto. Quindi se io vado ad applicare costantemente tecnica dappertutto, è come se appiattissi in realtà tutto. Quindi quando arriviamo a un certo punto di lavoro sull'espressività, dobbiamo cominciare a fare il contrario. Perché? Perché appunto, come nella dinamica, come nell'armonia, per esempio nell'armonia musicale, la musica è continuamente creata, la bella musica è continuamente creata da tensione e risoluzione. Quindi io creo una sorta di tensione e poi la risolvo. Io non posso continuare a risolvere e basta. O meglio, si può fare come scelta artistica, ma in generale funziona così. Quindi se io non ho la parte di tensione, io devo creare delle parti di tensione per poi far fare una sorta di ah alle persone. Quindi io non devo per forza vibrare tutto, ma io posso per esempio fare delle note in sequenza dritte e
poi vibrare, per esempio l'ultima, esempio, no? Oppure, e quindi qual è il concetto di questo video, no? Cioè quello che dicevo all'inizio è che se io le vibro tutte, quindi io togliendo espressività, sto aggiungendo emozione dal punto di vista di chi mi ascolta, perché se io le vibrassi tutte non ci sarebbe praticamente emozione. Se io invece vado a togliere un po' di espressività e metterla solo dove serve, ovviamente fatta nel modo corretto e tutto quanto, io vado ad aumentare l'emozione percepita nel pubblico, nella persona che mi sta ascoltando. Quindi, per esempio, anche solo il fatto di andare a fare due note di dritte, una nota dritta finale, poi vibro solo alla fine. Questa è per esempio una cosa che fanno molto i cantanti. Tengo la nota dritta e vibro solo verso la fine. Quindi, ok? Quindi rimango un po' dritto e poi vibro. Anche questo è una sorta di tensione risoluzione, cioè sento la nota dritta che comunque a volte è un po' fastidiosa, sentire una nota dritta per forza, a volte invece rilassa, eccetera, eccetera. Ma il fatto di tenerla dritta e poi vibrare verso la fine è come una sorta di lascio andare e quindi creo questa sorta di emozione, lì vado veramente ad aggiungere l'emozione che mi serve. Quindi come in un film dove è tutto azione al massimo, esplosioni, eroi, è impossibile, perché alla fine dici dopo un po' ti stanca vedere questa cosa qua. La stessa cosa con le tecniche di espressività, dobbiamo cercare di gestirle al meglio, quindi a volte togliere fa aggiungere emozione. Bene, quindi ti ricordo di andare su emozionechitarra.com e iscriverti per le 3 serate live che saranno divertenti, suoneremo insieme, faremo degli esercizi e dirò alcune cose che riguardano l'espressività che ti possono aiutare a fare quel passaggio dal cosa suoni, cioè concentrarti sul cosa suoni invece concentrarti sul come lo suoni, che è molto molto più importante. Quindi se poi non ti interessa questa cosa qua, vai su chitarrafacile.com, ci sono una marea di corsi per migliorare o per imparare a suonare la chitarra, alcuni gratis, alcuni a pagamento. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!